la campagna del Gioacchino è una campagna che tende principalmente a mettere in risalto dei valori che nel calcio purtroppo attualmente non sono ben riconosciuti, sono principalmente noi viviamo una realtà calcistica che è basata molto su dove vediamo spesso fenomeni di stampo razzista, dove vediamo spesso fenomeni di stampo macista, quindi diciamo di stampo sessista. Sono tutte cose che noi come Equipa Popolare e tutte le altre persone che fanno parte di questa campagna, quindi anche l'Afro Napoli che sono gemellati con noi sul territorio, tendiamo a mettere in risalto e contrapponiamo a questo modello di calcio, un calcio basato pure sul business, un calcio basato sull'andare avanti di valori che a noi non appartengono. A noi appartengono altri valori, a noi appartengono i valori della fratellanza, lo sport di aggregazione, nel sano principio che chiaramente anche della sportività, cioè noi sicuramente vogliamo l'agonismo, vogliamo sicuramente bisogna in un certo senso portare avanti il risultato, ma noi siamo sicuramente, non bisogna confondere il principio dell'antirazzismo, il principio dell'antisessismo con un approccio allo sport che non sia comunque anche competitivo, perché sicuramente c'è anche la competizione. La cosa che però ci preme di mettere in risalto è che questi valori che sono purtroppo molto presenti nel calcio, io prima di far parte dell'Equipa Popolare ho anche giocato in altre formazioni di eccellenza qui sul territorio, dove la violenza in particolare e il sessismo erano molto presenti, insieme anche al razzismo. C'erano in squadra, in alcune squadre nelle quali giocavo c'erano alcuni ragazzi nigeriani che sono stati per esempio vittime di notevoli abusi, di notevoli sfotto, e hanno avuto anche notevoli problemi all'interno del rettangolo di gioco.